di saluto dell'antiregionale della Lombardia. Vorrei sottolineare che, come veniva prima ricordato, oggi ricorre il 72esimo anniversario del voto degli italiani che posero fine alla monarchia che aveva sostenuto il fascismo e diede vita alla nuova fase che ci portò, dopo la liberazione, a costruire, a eleggere per la prima volta uomini e donne tutti la Costituente, che elaborò la Costituzione, che stabilisce all'inizio che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e che la sovranità appartiene al popolo, e che è entrata in vigore 70 anni fa e che in questi 70 anni si è continuato le battaglie che l'avevano preceduto per conquistarla. Ho voluto sottolineare questo aspetto perché come Ampi ci sentiamo, assieme a tutti i democratici italiani, impegnati nella battaglia come abbiamo fatto alla sua approvazione, prima per applicarla e contemporaneamente per difenderla. Mi è stato chiesto in questo contesto di ricordare gli scioperi del 1943-44 nel nord Milano, e cioè Sesto San Giovanni Bicocca, perché questo era il nord Milano fissato dal Comitato di Liberazione Nazionale per quanto riguarda le organizzazioni partigiane, e ricordare quindi con voi quelle battaglie, il suo significato. Mi scuso perché non ho sentito il testo, ma mi sembra che è stato molto puntuale ricordando gli scioperi del 43-44. Vorrei rifarmi a quella esperienza del Nord Milano nello svolgimento, nello sviluppo degli scioperi, delle battaglie e anche con momenti particolari. Come veniva ricordato, come aveva indicato il movimento clandestino antifascista, era quella che il primo marzo del 1943 si partisse con lo sciopero in tutta Italia. Ma così non avvenne. Solo il 5 marzo iniziarono a scioperare i lavoratori, ma solo quelli dell'officina di riparazione e manutenzione della Fiat. Era il 5 di marzo e poi nei giorni successivi portò allo sviluppo in tutta la Fiat e in Piemonte scioperarono oltre 100.000. Ma a Milano, malgrado gli sforzi nelle varie fabbriche, non si era riusciti a realizzare nessuno sciopero. Ancora. Il 23 marzo del 43, dei camionisti della Fiat vennero inviati alla FAI Concordia per prelevare i buloni da portare a Torino. Si fermarono al reparto buloneria, andiedero in mensa con i lavoratori di quel reparto, e in particolare quel reparto su 323-324 lavoratori, 300 erano donne. Discussero in mensa con questi autisti, i quali dissero: ma come si spiega
che voi, così forti e combattivi, non avete ancora fatto nessun atto contro il fascismo. Le donne si arrabbiarono immediatamente e dissero: no, guardate che noi donne a Sesto San Giovanni abbiamo fatto la manifestazione contro il fascismo già nel 1942, e molte furono arrestate. Ma ci fu, ed è questo credo che sia importante, dopo quel confronto oltretutto erano molto arrabbiate, perché per la prima volta in mensa si trovarono con il secondo ridotto a metà, era un secondo fatto da un nuovo Alessa, da quel giorno ne davano mezzo. Un paio di operaie più determinate che avevano operato e partecipato anche alla manifestazione del 1942, rientrate in reparto, dissero: noi non riprendiamo a lavorare. Fino a quando non finisce questo schifo, oltretutto che ci riducono il pasto, e poi deve cambiare, deve finire la guerra. E quelle operaie non ripresero a lavorare. Iniziò lo sciopero in uno dei più grandi stabilimenti, o meglio, perché erano cinque gli stabilimenti della FAG, ma in un reparto molto importante degli stabilimenti FAG. C'era chi, anche fra i comitati clandestini, andarono da queste donne e dissero: ma perché non riprendete? Avete già dato il segnale. No, non riprendiamo fino a quando non avremo delle risposte concrete agli obiettivi che abbiamo posto. Entrarono i miliziani fascisti in reparto, chiedero di smettere o altrimenti li avrebbero arrestati. Con determinazione, siccome in quel reparto a lavorare si usavano gli zoccoli di legno, presero a pedate i miliziani fascisti e li cacciarono dalla fabbrica. Questo dimostra il secondo momento di coraggio, e dissero che bisognava proseguire. Nella notte i fascisti arrestarono una serie di operai. Il giorno successivo, grazie alla determinazione delle donne, lo sciopero si estese prima a tutto lo stabilimento FAG Concordia, ma poi a tutti gli stabilimenti e quindi ai 10.000 lavoratori delle FAG. Ma nell'arco di 3 giorni avviarono lo sciopero le migliaia di lavoratori degli stabilimenti della Breda, della Ercole Marelli, della Magneti Marelli e della Pirelli. E cioè, grazie alla determinazione di quelle 300 operaie del reparto Bulloneria, anche in provincia di Milano si avviò lo sciopero, e nei giorni successivi si estese, così come era avvenuto a Torino, anche a Milano scioperarono, a Milano, provincia e alcune altre aziende della regione, oltre 100.000 lavoratori. Era l'inizio di una lotta. Voglio sottolineare, veniva già prima ricordato, che il Consiglio Generale del Fascismo, che poi votò ed istituì Mussolini nel luglio del 1943, uno degli aspetti vari nei loro interventi dissero: non possiamo più andare, siamo ormai al disastro, basta pensare alle centinaia di migliaia di lavoratori che hanno scioperato. Non è a caso che il New York Times, il giornale americano, in prima pagina scrisse un lungo articolo: in Italia i lavoratori si muovono come nessun altro paese del mondo, con gli scioperi e la mobilitazione. Nel Nord Milano, alla Pirelli, alla FAI, alla Breda, alla Ercole e alla Magneti Marelli, più ancora che negli altri stabilimenti, a partire dal Tecnomasio Bromboeri, dalla Borletti, dall'Alfa Romeo, le lotte continuarono con piattaforme precise. E permettetemi ancora di sottolineare un aspetto, in particolare alla Breda, quando si andò al confronto, la delegazione che andò al confronto con la direzione, c'erano anche le donne di sé. Oltre che la fine della guerra, oltre che gli alimenti, non potete più continuare
con noi che siamo le più impegnate nel realizzare la produzione a non garantirci la parità con gli uomini. Anche questo è un altro momento molto importante, e cioè il problema della parità tra donne e uomini fu posto con forza già negli scioperi del 1943, come del resto avevano già fatto con la manifestazione del 1942 per le vie di Sesto. Quella battaglia, con obiettivi precisi delle piattaforme, si sviluppò in particolare nel Nord Milano come in nessun altro luogo di lavoro. Questo portò, dopo gli scioperi del 43, che portarono al grande sciopero del marzo del 1944, quando scioperarono oltre un milione di lavoratori in Italia, a proseguirono le lotte negli stabilimenti. Permettetemi di ricordare, per non rubare il tempo e lo spazio, un paio di episodi. In particolare, dopo l'8 settembre, dopo l'invasione da parte dei nazisti, Zimmermann, che era il comandante nazista di Milano, si recò ai Pirelli e convocò Pirelli in questura e gli pose una questione: noi abbiamo bisogno di lavoratori in Italia, dovete darci almeno un migliaio di lavoratori da portare della Pirelli. Un milione in Italia, ma chiediamo a voi della Pirelli almeno 1000 lavoratori. Non è possibile. Tennero in questura per più di una settimana Pirelli e disse che non vi era soluzione. I nazisti dissero: no, la soluzione c'è, dovete smetterla di fare 3 turni di 8 ore, 6 giorni alla settimana. Facciamo così, che invece si fanno 2 turni al giorno, 12 ore e 12 ore, in modo che vi è un terzo dei lavoratori che diventano liberi e li portiamo in Germania. Pirelli disse, benché continuasse ad essere sequestrato in questura, che l'azienda non avrebbe attuato questo ordine nazista. I nazisti entrarono in fabbrica, dettero questo ordine alla direzione generale, ma dal primo giorno, da quando fu cambiato l'orario, passate le 8 ore, i lavoratori fermavano le fabbriche e lasciavano la fabbrica. Dopo 3 giorni che avveniva questo, furono centinaia e centinaia i lavoratori della Pirelli arrestati e deportati in Germania. Vi era un disegno generale, ma anche dei momenti particolari. Eravamo nel 1943-44, eravamo a gennaio del 44 quando questo avvenne. Quando tentarono di violare le norme più elementari, quelle dell'orario di lavoro, anche se eravamo in piena guerra, vi era la repressione nazista, i lavoratori non accettarono questo ricatto. Dovremmo riflettere rispetto a quel che è succeduto qualche anno fa a Torino a questo riguardo. Ma è un primo esempio di come contemporaneamente si faceva la lotta contro la guerra, contro il fascismo, ma anche rivendicando concretamente e difendendo i diritti dei lavoratori. Vi era un altro aspetto. Ho ricordato prima come a Milano e provincia non si partiva con lo sciopero. Partirono le donne del reparto bulloneria e dicevano: non si può andare avanti con questo schifo, che oltre che un pasto così ridotto ci tagliano anche a metà l'uovo lesso e noi dobbiamo lavorare in questo reparto con tanta fatica. Non a caso portarono avanti la lotta, perché volevano il servizio di mensa con primo e secondo e con anche un contorno adeguato. Vorrei a questo riguardo, perché vi furono altri momenti, nelle richieste che erano la base dello sciopero del marzo del 44 vi era anche questo:
ma la battaglia condotta a Milano e in particolare dai lavoratori della FAIC sta a dimostrare questo. Vi ricordo un secondo episodio di Zimmermann, il comandante nazista. Diede ordine alla direzione della FAIC di convocare tutti i lavoratori dei 5 stabilimenti che vi erano a Sesto, erano più di 7.000 quelli che lavoravano alla FAIC, di convocarli sul piazzale e disse: voi dovete smetterla di scioperare, noi cercheremo di risolvere i problemi, ma se voi scioperate siete nemici dei nazisti. Per questo vi chiediamo di rientrare in fabbrica, chi non è d'accordo e vuole ancora scioperare faccia un passo in avanti, ma sappia che in quel momento lui è considerato un nemico della... dell'esercito, delle truppe tedesche. I lavoratori della FAIC rientrarono nei 5 stabilimenti, si tolsero la tuta e tutti lasciarono gli stabilimenti. Quella notte altre centinaia di lavoratori furono arrestati alla FAIC per questa battaglia, ma i lavoratori non terminarono. Vi ho ricordato prima la risposta sulle 8 ore, mi permettete di ricordare un aspetto. A fronte di questa battaglia che continuava, perché gli operai della FAIC in quel periodo, fra 43 e 44, fecero oltre 150 ore di sciopero, il prefetto di Milano, è bene ricordarlo, scrisse un decreto legge che stabiliva che i lavoratori delle fabbriche della provincia di Milano avevano il diritto ogni giorno al servizio mensa con un primo, secondo e contorno e un intervallo retribuito di mezz'ora. Ho voluto ricordare questo perché in un'altra stagione, quando io mi occupavo di sindacato, di lavoratori e di contrattazione, portammo a casa, ma eravamo arrivati nel 1970, a fare la legge che traduceva in una legge valida in tutta Italia quella del diritto di mensa con primo e secondo in tutti i luoghi di lavoro in Italia. Purtroppo io sono uno dei pochi, assieme a qualcun altro, prima ne parlavamo con l'amica compagna della fascia. Nel 1970 abbiamo dovuto fare lo sciopero generale perché diventasse una legge. E ancora nel 1970 la Fiat si rifiutava di interrompere e pagare per mezz'ora al giorno e di assicurare il servizio mensa. Ho voluto ricordare questi due episodi. Quello della Pirelli, questo della FAIC, i decreti e le norme per sottolineare che cosa? A fronte di queste lotte, le repressioni e le rappresaglie, come è stato ricordato, sono stati centinaia di migliaia gli arrestati, i deportati in Germania e che persero la vita. Ma in particolare, permettetemi di ricordare il Nord Milano, permettetemi di ricordare la Pirelli e la FAIC. Nella Pirelli i deportati furono 184, 24 non ritornarono, persero la vita. Alla Breda i deportati furono 191 uomini, 8 donne, 199 in totale, 112 persero la vita nei campi di sterminio. Alla FAIC i deportati furono 96, 58 persero la vita nei campi di sterminio. Nel Nord Milano, aggiungiamo, totale sono 507, Nord Milano intendo FAIC, Breda, Ercole Marelli, Magneti Marelli,
507-508 persero la vita nei campi di sterminio. Questo dice cos'è il nazismo, come si sono comportati, ma come determinante anche di fronte a questi atteggiamenti operare, battersi perché quelli che sono i diritti che si rivendicano siano accolti. Ora, rispetto a quei momenti, grazie alla lotta di liberazione che ha visto i lavoratori delle fabbriche, in fabbrica, in montagna, nei gruppi di azione partigiane, nei gruppi di difesa della donna, essere protagonisti della lotta di liberazione e le varie fasi, conquistata la libertà il 25 aprile del 1945 e la pace in Europa il 9 maggio di quel 45, si è portata avanti la battaglia. 73 anni fa, grazie anche alla determinazione con cui le donne che partecipavano e avevano il diritto di voto per la prima volta in Italia dissero sì in maggioranza alla Repubblica, si pose fine. Elessero la Costituente e la Costituente operò e il 27 di dicembre del 1947 la Costituzione fu approvata e entrata in vigore. Ecco, ricordare oggi che è l'anniversario della conquista della Repubblica, che abbiamo la Costituente, la Costituzione, che abbiamo varie realtà e oggi possiamo dire che gli obiettivi per i quali hanno lottato i lavoratori nelle fabbriche, si è fatta la lotta partigiana, si sono scritti i diritti nella Costituzione, sono applicati o non abbiamo, che le nuove generazioni non hanno assicurato a partire dal diritto al lavoro, i diritti. Non è in conseguenza di questo fatto che gli anziani hanno tutta una serie di difficoltà, avendo avuto tagliato le pensioni per un verso e avendo dei problemi seri per quanto riguarda l'applicazione della tutela della salute come previsto dalla Costituzione. Allora, carissime e carissimi, permettetemi a nome dell'ANPI di rivolgere a voi un appello. Abbiamo bisogno che con lo stesso impegno che i nostri nonni, i nostri bisnonni hanno fatto la battaglia contro il fascismo, la lotta di liberazione, con i nostri padri, i nostri nonni che hanno portato avanti le battaglie per l'attuazione della Costituzione e via via si è andati avanti, perché se mi permettete, malgrado che fosse scritto le 40 ore non ce le garantivano, il mese di ferie non ce lo garantivano, i servizi a partire dal diritto di mensa, a partire dalla più grande fabbrica di Torino, la Fiat d'Italia, la Fiat non lo applicava, si è andati via via, non avevamo un servizio sanitario e via. Grazie a quelle lotte si sono stabiliti i principi. Oggi siamo in una realtà che è profondamente cambiata dal punto di vista economico, produttivo e dell'organizzazione del lavoro. Vi è chi utilizza questo per non garantire la parità di diritti, la sovranità del popolo così come è scritto nell'articolo 1 della Costituzione. Non si opera, come dice l'articolo 3 della Costituzione, che è compito della Repubblica e delle istituzioni rimuovere gli ostacoli che impediscono di garantire la parità di diritti civili, sociali, economici e produttivi come stabilito dalla Costituzione. Non si opera in quella direzione, anzi c'è chi pensa, l'avete ancora sentito in queste ore, che si possa rimettere in discussione certi aspetti per quanto riguarda la pensione, per quanto riguarda i diritti, eccetera. Allora,
celebrare l'anniversario della conquista della Repubblica, l'anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, dobbiamo farlo con un impegno, assieme alle nuove generazioni, impegnarci perché i principi fissati nella Carta Costituzionale, approvata a stragrande maggioranza, malgrado la rottura che vi era stata dell'unità antifascista nel dicembre del 1947, sia attuata. E cioè che tutti dobbiamo avere la parità di diritti, la pari dignità, e che è compito delle istituzioni a tutti i livelli rimuovere questi ostacoli. Se non lo fanno, come ci insegnarono le donne nel 1942 di Sesto San Giovanni, come ci insegnarono le operaie delle varie fabbriche, io ho lavorato in una fabbrica, sono entrato solo nel 47 in fabbrica, ma le operaie che hanno fatto la lotta e conquistato certi diritti alla Borletti, dobbiamo mai arretrare. Possiamo e dobbiamo operare in questo senso. Questo deve essere il nostro impegno. Abbiamo davanti 5 anni del nuovo Parlamento, mai ci aveva impiegato 3 mesi per arrivare a nominare il governo, ma questo non ci deve fermare. Quindi grazie per l'invito, rinnovo l'augurio da parte dell'ANPI e assieme contemporaneamente avanti, non arretriamo mai fino a quando non sono attuati quei diritti, quei principi, quella parità e la pari dignità per tutti. Grazie per il vostro impegno. Grazie.